Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e buoni fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro disse al popolo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Parola di Dio. Signore, mi ascolta quando lo invoco. Molti dicono: chi
da noi, Signore, è fuggita alla luce del tuo volto? Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
l'esortazione finale del Vangelo che abbiamo ascoltato è rivolta agli Apostoli, ma è rivolta anche a noi. Di questo voi siete testimoni. Cos'è questo? È il mistero pasquale di Gesù. È la sua morte e la sua risurrezione. È la sua presenza viva nella comunità cristiana. È l'attuazione di quella promessa che aveva fatto Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È vero che la fede degli apostoli inizialmente è stata una fede fragile e debole. È vero che anche dopo la risurrezione di Gesù gli apostoli hanno dovuto compiere un percorso, non sempre immediatamente dopo un errore si capisce dov'è la verità. Ci vuole una ricollocazione dei nostri criteri, dei nostri pensieri per riconvincerci. E così accade a questi apostoli. Sì, hanno sentito diverse volte dei racconti. I due discepoli che l'avevano visto Gesù risorto, vi andate sul cammino mentre erano diretti ad Emmaus, avevano detto che lui era vivo, ma ancora nel loro cuore erano paurosi. Gesù in persona, mentre si parlava di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e annuncia della pace, quella pace che lui ha realizzato con il prezzo con cui l'ha realizzato. Pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Sì, non hanno ancora la fede pasquale. Forse l'esperienza che hanno attraversato è stata così forte, così dura, così atroce, da non poter riprendersi, ecco, da quella situazione. Ma Gesù comprende, Gesù li conosce. Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? E Gesù invita i discepoli, come nella domenica scorsa abbiamo visto per Tommaso: guardate le mie mani e i miei piedi, toccate, guardate, sono proprio io. Questo essere che Gesù pronuncia, sono proprio io, non è semplicemente un verbo, il verbo essere, sono io, no, rappresenta una rivelazione, quella rivelazione che nell'Antico Testamento Mosè aveva ricevuto quando aveva chiesto a Dio sul monte: ma dimmi il tuo nome, come ti chiami? E Dio aveva detto: io sono colui che sono, io sono, io sono. Adesso la presenza di Dio è in Gesù, la presenza della vita in pienezza è Lui, è Lui che non è morto, è risorto, ed è risorto perché noi potessimo avere la pienezza della vita. Certo, alla paura subentra lo stupore, e forse si dice qui l'Evangelista Luca: poiché per la gioia non credevano ancora, non solo la paura impedisce di credere, certe volte anche troppo bello per credere, troppo bello per credere. E Gesù, da fine pedagogista, entra nella loro vita con un gesto. Entra nella loro vita così come ogni giorno aveva fatto con loro, condividendo la vita. Come? Nella dimensione della convivialità. Avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito e egli lo mangiò davanti a loro. Sì, è il momento della comunione,
nella comunione con i fratelli, il convito ne è un segno, il convito è un'esperienza gioiosa, di amicizia, di condivisione. Ebbene, Gesù lo ripropone. Quel gesto che aveva fatto tante volte con loro, adesso diventa un gesto epifanico, epifania, manifestazione della sua presenza in mezzo a loro. E Gesù apre la loro mente, il loro cuore. A che cosa? Apre la loro mente, il loro cuore a contemplare che tutte le scritture, che l'Antico Testamento, le profezie, la legge, i profeti, i salmi hanno parlato di lui. C'è una concorde testimonianza, perché la parola di Dio non si contraddice mai, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Il Cristo sì doveva soffrire, e nella prima lettura avete sentito come Pietro, dopo la resurrezione, non è più pusillanime come lo era stato prima durante il processo a Gesù, l'aveva rinnegato. Adesso hai il coraggio di dire: voi l'avete ucciso, voi l'avete ucciso. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, quindi l'Antico Testamento, il Dio dei padri, è il Dio che ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. In che cosa consiste la testimonianza? Una testimonianza che non è semplicemente un movimento, un sentimento che è legato all'emozione. L'emozione fugge presto, passa subito, no? L'autore degli Atti degli Apostoli ci dice che la predica, ecco, che fa Pietro davanti a tutti, comprende adesso due movimenti: convertitevi e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Essere testimoni della risurrezione del Signore e vivere la vita nuova, cambiate vita. Non si può vivere col lievito vecchio adesso che Cristo è risorto, no? Bisogna mettere il vino nuovo in odore nuovo. Bisogna che la nostra vita profumi di quella Pasqua, di quel passaggio alla vita nuova che Gesù ha compiuto e di cui ci rende testimoni. Possiamo testimoniare a parole tante cose, ma è il nostro comportamento che fa verificare che quello che diciamo è vero. Da questo sappiamo, la seconda lettura di oggi, di averlo conosciuto. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, è doppio. Chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. È un augurio pasquale che ci facciamo, cari fratelli e cari sorelle, che l'amore di Dio ci porti a perfezione nella nostra vita, nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti, nei nostri propositi, nella nostra Chiesa, nelle nostre famiglie, nel mondo intero. Cristo è risorto. Amen.
guida all'intelligenza della scrittura. E la liturgia eucaristica ci dona Gesù realmente presente nei due disegni del Pane e del Vino. Sostiamo in preghiera con animo grato. Diciamo insieme: Signore, accresci la nostra fede. Signore, accresci la nostra fede. Per il popolo santo di Dio, ogni fedele parteggia liberamente, consapevolmente e con la gioia dell'Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Per il mondo ferito da prevaricazioni e violenze, non si spenga la speranza in chi opera assiduamente per la giustizia e per la pace. Assidua sia anche la nostra preghiera al loro sostegno e conforto. Preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Per i piagati nel corpo e nello spirito, la luce benedica che fluisce dalle piaghe del corpo martoriato di Gesù crocifisso, li rincuori e li conservi nella fiducia. Preghiamo. Signore, e con i segni della passione vive immortale.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù,
e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.
Cristo